Sono arrivato a Pasquale Piotti, sanno, ho trovato una famiglia e tanti talenti, quindi ho subito coinvolto Beatrice dicendo facciamo qualcosa, stanno un sacco di ragazzi che gli piace la musica, che suonano, e dice subito sì, e è partita l'idea della scuola di musica dell'Asopen. Dopodiché qual è la missione di un insegnante? Quella di istruire e valorizzare. Ed è bello che un'iniziativa così importante di respiro provinciale avvenga proprio qui, ad Ortezzano, un centro piccolissimo della provincia di Fermo, uno dei comuni più piccoli. E questo ha dimostrazione che spesso le dimensioni non contano, ma conta veramente la passione, l'impegno e il credere che la cultura, la formazione dei giovani possono portare lo sviluppo di un territorio. Io sono un'educatrice, io dico che avverto la necessità non di istruire ma di educare, questo l'ho sempre detto, ma l'educazione è un po' complessa, è un fenomeno un po' complesso veramente. E qual è l'obiettivo finale? Praticamente l'obiettivo, ragazzi, sono contenta che ci state voi ragazzi, guarda, perché l'obiettivo finale è quello per un insegnante di educare un ragazzo a star bene con se stesso e con gli altri. Che ho fatto? Ho preso i ragazzi che conoscevo e li ho riuniti. Quindi l'idea è nata da questa piccola scintilla che è partita da Ortezzano, da questa qui è viva, la cultura è viva. Allora che cosa facciamo noi? La musica, quella sia popolare che tradizionale di qualsiasi genere, è comunque veicolo, no, di crescita culturale. C'è una vivacità proprio esplosiva. E appena ho detto facciamo anche una banda che possa raggruppare tutti questi ragazzi che sono magari che conosciamo, che conosco, che si possono coinvolgere, coinvolgiamo insieme, mettiamo su qualcosa insieme. E questo è il risultato. Quindi ci sono i ragazzi che vengono da Valerone, ragazzi che vengono da Grotta Azzolina, a Montelmano, Monte Rinaldo, Monte Giorgio. Quindi è una realtà che oramai non possiamo dire di Ortezzano, una realtà che è al di fuori del comune di Ortezzano. Per quanto riguarda i nostri paesi, io me ne guardi bene da dire che questa iniziativa è campanilistica, assolutamente. Io mi muovo solo dal punto di vista culturale, assolutamente qui non c'è né politica né campanilismo. Con questa cosa invece abbiamo fatto... siamo riusciti a far uscire dal territorio le realtà musicali, bandistiche. Questa esperienza la vuole portare in ambito regionale in modo da condividere questa esperienza. Quindi se avvertiamo, perlomeno insieme con Lelio, abbiamo avvertito questa necessità di riunire questi ragazzi, è perché io l'avevo fatta anche la proposta a scuola, all'ISC di Petritoli, di formare un'orchestra, una banda dell'ISC di Petritoli. Perché dentro ci sono 150 ragazzi, ci sono molte risorse che potrebbero essere sfruttate. Quindi non è stato possibile quest'anno, ma forse l'anno prossimo sì. Però ecco, unire questi ragazzi e questo gruppo bandistico a livello del comprensorio di Fermo, per me... è come vedere tutti questi paesi uniti per i nostri giovani. E beh, devo dire, se riusciamo a portarli a suonare uno strumento, la loro mente si aprirà molto e li porterà soprattutto ad imparare ad ascoltare, perché imparare ad ascoltare oggi è molto difficile. Io quando faccio lezioni a scuola, la prima cosa che dico è ascoltate, ma l'ascolto è importante, non l'ascolto senti, parli, no, ascolti e poi parli, certo. No? Suonando nelle junior band questo dà l'educazione all'ascolto, loro sono lì e devono ascoltare non solo se stessi ma anche gli altri che suonano.